Lavori in corso. E allora prendiamo anche un altro parere, quello del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo, membro della Commissione Cultura alla Camera, che salutiamo. Buonasera. Buonasera. E allora, a tutti gli ascoltatori della radio. Ecco, vogliamo subito sapere da lei qual è il giudizio su questa vicenda estremamente contorta del prelievo forzoso poi bloccato, insomma, questa vicenda dei 150 euro che gli insegnanti avrebbero dovuto restituire. La vicenda è che il governo tenta ogni volta di fregare i cittadini, e noi che stiamo qui come sentinelle di volta in volta apriamo un po' le botole ed escono queste misure vergogna. Noi abbiamo denunciato, io personalmente ho denunciato la cosa il 4 gennaio, c'è stato il giorno dopo è stato ripreso dal blog di Beppe Grillo, ma c'è stato il silenzio mediatico finché il PD non ha fatto una retromarcia, ma il PD ha fatto una retromarcia perché la misura si sarebbe vista subito nelle buste paga e quindi la scuola si sarebbe comunque sollevata, non era una di quelle cose che si poteva tenere sotto il tappeto. Comunque allora abbiamo sentito prima anche un sindacalista, il provvedimento è stato ritirato in toto perché nel corso della giornata lei aveva espresso il dubbio che in realtà si applicasse solo agli insegnanti e non al personale non docente, adesso è tolto questo dubbio? No, ma in realtà il provvedimento non è stato tolto perché quella è una nota tecnica del Ministero che interviene dopo precedenti decreti. Ora è un problema di tecnico da risolvere. Per ora noi abbiamo solo una comunicazione ufficiale di Palazzo Chigi che parla di insegnanti che non riceveranno più quindi potrebbe rimanere, lei conferma che potrebbe rimanere il personale non docente, ecco. Infatti da contatti con il MIUR loro affermano che deve esserci stato un errore nella comunicazione di Palazzo Chigi, però noi sapete non crediamo tanto negli errori così superficiali, è una comunicazione istituzionale e per noi fa fede quella, finché non ci sarà una nuova mentita, un chiarimento del governo, noi terremo la posizione di andare fino in fondo, perché la prossima settimana abbiamo un question time nella commissione lavoro e chiederemo conto di questa cosa. Siccome insomma c'è chi in questo momento dice va bene, ok, allora la restituzione non ci sarà. Però fatto sta, e ne parlavamo appunto poco fa nel corso della nostra trasmissione, fatto sta che comunque è avvenuto uno scatto in un comparto della pubblica amministrazione, negli altri non è avvenuto. Come si può porre rimedio, se è possibile porre rimedio, se è giusto che questo avvenga, perché comunque il futuro del nostro paese è chiaramente nelle mani dell'istruzione? Io su questo insomma mi allineo a chi sostiene questo principio fondamentale, che insomma non c'è futuro se non si investe nell'istruzione, questo è poco ma sicuro, e quindi anche nel personale scolastico, questo va da sé. Però insomma, come se ne esce da questa anomalia che per alcuni si è creata, insomma, cioè il fatto che comunque sia avvenuto uno scatto per errore, perché comunque non è stato mantenuto il blocco degli scatti di anzianità, ma pur sempre è stato maturato un privilegio rispetto ad altre categorie del comparto pubblico. Ma direi che questi non sono privilegi, perché se lei mi dice che 1200-1600 euro al mese per una persona che deve sobbarcarsi, no, rispetto agli altri, rispetto agli altri che ci arrivano messaggi di altri lavoratori del settore pubblico, dicono io non li ho avuti questi argomenti. È chiaro che i privilegi stanno tutt'altra parte, stanno nei politici, nei dirigenti pubblici. Che noi oggi abbiamo fatto una mozione in aula sulle pensioni d'oro, che è stata miseramente bocciata, che chiedeva di mettere un tetto alle pensioni d'oro e spostare i soldi 500 euro sulle pensioni minime. Allora, se queste misure vengono bocciate, così come abbiamo fatto emendamenti per sbloccare i blocchi dei contratti, scusate il gioco di parole, cioè in legge di stabilità siamo intervenuti con degli emendamenti per fare in modo che questa pausa degli scatti del contratto finisse per tutto il pubblico impiego. Il problema è che si dice vabbè, non ti hanno tolto soldi, è rimasto uguale, ma
E comunque erosi il potere di acquisto. Cioè questo va spiegato, va spiegato a Gianni che ci scrive e che ci dice: io nella sanità sto da cioè lavoro nella sanità da 7 anni, lo stesso stipendio, e col cavolo che si sbagliano a darmi dei soldi in più, stipendio di 1100 euro al mese e punto e basta. Però attenzione, quelli non erano soldi in più, quello era uno scatto che era non l'hanno avuto nel settore della sanità, non sì, l'hanno avuto, esatto. E quindi adesso resta a loro, ma... e a noi non ci sarà. Per noi non ci sarà, certo. Sì, ecco, ma se è innescata, secondo lei, se è innescata una guerra tra poveri? Esatto, ma eviterei questa guerra tra poveri, certo. Perché le risorse non c'è, cioè il lavoratore sanitario non se le può prendere certamente dal docente, il docente non se le può prendere dal vitello. Cioè qui le risorse sono cospicue nel finanziamento agli F-35, alla TAV, alle missioni militari all'estero, alle pensioni d'oro. Se noi non dreniamo risorse da lì, rimarrà quello che noi denunciamo, la casta sempre privilegiata e il rischio che i cittadini si facciano poi guerra tra loro, perdendo di vista che le risorse cospicue stanno in altri posti. Ecco, allora adesso questi soldi, appunto, per evitare il prelievo forzoso dagli stipendi di tutto il personale dell'amministrazione dell'istruzione saranno trovati, appunto in altre sempre fonti, all'interno del comparto, esatto, sempre all'interno del comparto, e si tratta di 350 milioni che dovrebbero essere tolti poi a questo famoso MOF, no? Questa cosa del esatto. E poi è quello che fa funzionare le scuole. Quindi ci sarà un danno per le famiglie, per gli studenti, ma questo già c'è un danno, sarà solo sarà aggravato, perché il MOF è stato già ridotto nel tempo e costringe i dirigenti delle scuole pubbliche a violare la legge, perché i dirigenti, molti dirigenti, ci arrivano molte segnalazioni dai territori che chiedono contributi obbligatori alle famiglie, certo, per i loro studenti, per gli studenti che mandano alla scuola, mentre la legge è chiara e i contributi dovrebbero essere volontari. Quindi si arriva al paradosso che lo Stato non riesce più a sostenere un settore importante come l'istruzione e diventa diciamo necessità per i dirigenti che agiscono contro legge e chiedendo contributi obbligatori. E meno male che siamo abbiamo agganciato la ripresa, verrebbe da dire, ecco questo. Annaggia le palle che sentiamo. Il ministro ottimista Saccomanni non viene mai in aula per un question time. Eppure diciamo dovrebbe essere ottimista, quindi sarebbero solo fiori da poter affrontare. Guardi, veramente ci abbiamo pochi secondi, le voglio chiedere, ma voi in base a quello che è successo in queste ultime ore non state valutando l'ipotesi di chiedere una sfiducia individuale nei confronti del ministro Saccomanni? Saccomanni? No. Potrebbe essere un'idea, però. Alla fine. Non la stiamo valutando, però le ho dato un'idea. Archiviamo tutto, quindi Le ho dato un'idea. Grazie, buon lavoro. Buona serata. Grazie.